Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il martedì 13 di luglio del 2021. Noi siamo qui per leggere la parola del Signore insieme. Sono felice che tu stia qui. Noi continueremo quest'oggi a leggere il libro di Secondo Samuele e durante questa puntata noi leggeremo il capitolo 5 e il capitolo 6 di Secondo Samuele. Quindi andiamo questa mattina a continuare il nostro viaggio attraverso il libro di Secondo Samuele, parola del Signore. Secondo Samuele capitolo 5. Allora tutte le tribù di Israele vennero a trovare Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già in passato, quando Saul regnava su di noi, eri tu che facevi uscire e ritornare Israele. Il Signore ti ha detto: tu sarai pastore del mio popolo Israele, tu sarai il principe di Israele. Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron in presenza del Signore ed essi unsero Davide come re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu nominato re e regnò 40 anni. Da Hebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi e da Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e Giuda. Allora il re con la sua gente si mosse verso Gerusalemme contro i Jebusei che abitavano quel paese. Questi dissero a Davide: tu non entrerai qua, perché i ciechi e gli zoppi ti respingeranno. Volevano dire: Davide non entrerà mai. Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Davide disse in quel giorno: chiunque batterà i Jebusei giungendo fino al canale e respingerà gli zoppi e i ciechi che sono gli avversari di Davide. Da questo ha origine il detto: il cieco e lo zoppo non entreranno nel tempio. Davide abitò nella fortezza e la chiamò città di Davide e vi fece delle costruzioni intorno, cominciando da Millo verso l'interno. Davide diventava sempre più grande e il Signore, il Dio degli eserciti, era con lui. Chiram, re di Tiro, inviò a Davide dei messaggeri del legname di cedro, dei falegnami, dei muratori, i quali costruirono un palazzo a Davide. Allora Davide riconobbe che il Signore lo stabiliva saldamente come re di Israele e rendeva grande il suo regno per amore del suo popolo Israele. Dopo il suo arrivo da Hebron, Davide si prese ancora delle concubine con e delle mogli di Gerusalemme e gli nacquero altri figli e altre figlie. Questi sono i nomi dei figli che gli nacquero a Gerusalemme: Sammua, Sobab, Natam, Salomone, Ibar, Elisua, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada, Elifelet. Quando i filistei udirono che Davide era stato unto re di Israele, salirono tutti a cercarlo. Davide lo fece, Davide seppe e scese alla fortezza. I filistei giunsero e si sparsero nella valle di Refaim. Allora Davide consultò il Signore e disse: devo salire contro i filistei? Me li darai nelle mani? Il Signore rispose a Davide: sali, perché certamente darò i filistei nelle mani. Davide dunque si recò a Baal Perazim, dove li sconfisse e esclamò: il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Perciò chiamò quel luogo Baal Perazim. I filistei lasciarono là i loro idoli e Davide e la sua gente li portarono via. I filistei salirono poi di nuovo e si sparsero nella valle di Refaim. Davide consultò il Signore, il quale gli disse: non salire, gira alle loro spalle e giungerai su di loro di fronte a Gelsi. Quando udrai un rumore
di passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all'attacco, perché allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Davide fece così come il Signore gli aveva comandato e sconfisse i Filistei da Geba fino a Gezer. Secondo Samuele capitolo 6, parola del nostro Signore. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti da Israele in numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti che siede sopra tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via da casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Con l'arca di Dio e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti, di legno, di cipresso, eccetera, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla perché i bue la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza, Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: «Come potrebbe venire da me l'arca del Signore?» Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom a Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca della casa di Obed-Edom nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, gli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide l'aveva montato, e Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il Signore, benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Michal: «L'ho fatto davanti al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò ancor più così e mi renderò umile ai miei occhi. Ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato». E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte.
parola del nostro Signore. Quindi oggi noi abbiamo letto 2 Samuele capitolo 5 e capitolo 6, ma la storia non finisce qua. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per la grazia di Dio per leggere la parola del Signore a mezzogiorno oppure dove vuoi e quando vuoi nel nome di Gesù. Dio ti benedica.